Missione compiuta, la bottega del Tartufo Umbertide centra la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, superando 71-66 la rivelazione Arianna Irpino nella prima gara del 2020 che chiosa anche il girone d'andata del campionato di basket dei due femminile, Girone Sud. Una vittoria arrivata al termine di un match molto combattuto e spettacolare, con le squadre ad inseguirsi per tutti i 40 minuti di gioco. PFU avanti di 7 all'intervallo e di 5 al termine del terzo quarto, un vantaggio condotto sino alla sirena finale. Top scorer Aneta Cotnis con 17 punti in doppia cifra tra le umbertidesi, anche il capitano Federica Giudice con 16 e Flavia De Cassan con 14. La PFU Umbertide sale così a quota 18 punti in classifica ed al quarto posto solitario. Le Final Eight di Coppa Italia si svolgeranno a Moncalieri il 13, 14 e 15 marzo. Intanto la bottega del Tartufo deve pensare a raggiungere i playoff ed ha già la mente alla prossima sfida fissata per sabato contro Faenza, capolista quota 22 assieme a Campobasso e La Spezia. A più 4 dalle Umbertidesi, desiderose di crescere ancora di più e continuare a scalare la classifica. Se lo meritano tutto queste ragazze, questo sogno, perché è stata una settimana allucinante, così è fortunata Paolucci, Federica ha avuto la febbre, non si è potuto allenare gli ultimi 3 giorni. Scusate, State veramente bravi a crederci, a lottare contro la sfortuna e a compiere una vera impresa, calcolando i quintetti con cui abbiamo giocato. E gli infortuni, questa è un'impresa di grande spessore. A me piace vincere le partite e soprattutto giocare bene a pallacanestro. Io penso che Umberti abbia strameritato la qualificazione in Coppa Italia perché ci hanno dato queste ragazze una lezione di cosa vuol dire essere umili, buttarsi su tutti i palloni, correre in contropiede, difendere e andare oltre le difficoltà. Noi purtroppo stiamo diventando una squadra borghese, una squadra che forse si pensa più forte di quello che in realtà è, questo mi rivolgo a tutti quanti. Bisognerebbe ritornare umili, ritornare a difendere, ritornare a correre, questo chiaramente più che altro sarà il mio compito, cercare di riportare la squadra su queste idee, però sicuramente Umberto l'ha meritato perché, ripeto, nelle piccole cose è stata più intensa, più brava e più vogliosa. Noi molto probabilmente dobbiamo fare 3, 4, 5 passi indietro e capire che senza impegno, senza la voglia, la volontà di lottare, di buttarsi a rimbalzo e di difendere e di tornare in difesa, non solo di pensare a fare canestro, forse ritorneremo a essere una squadra credibile, per il momento non lo siamo. Quando c'è la squadra, quando c'è il gruppo, tutto è possibile. Non abbiamo mai mollato, nonostante i problemi di settimana, gli allenamenti, le difficoltà, però siamo state sempre insieme. E io sono molto felice della squadra in cui sto perché, cioè, non potevo chiedere di meglio. Cioè, siamo un gruppo un sacco unito e questo ci ha portato a battere magari delle grandi corazzate e oggi arrivare in Coppa Italia.